Incontro a casa tua è il nuovo servizio di consegna a domicilio del ristorante Incontro. Scegli dal menu online quello che preferisci. Ordina e regalati una gustosa giornata. Consegniamo a casa tua in totale sicurezza. www.ristoranteincontro.it. Incontro a casa tua. Scegli. Chiama. Gusta. Sabato 30 maggio 2020, benvenuti ad una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Antonio Guarini per voi quest'oggi. Cominciamo con le notizie odierne. Covid-19, la situazione al 29 maggio. L'ASL di Avellino ha comunicato che su 284 tamponi analizzati dal Moscati di Avellino, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall'Istituto di Ricerche Genetiche Biogem di Ariano Irpino, dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e dall'ospedale Cotugno di Napoli, risultano due nuovi casi positivi al Covid-19, riferiti ad una persona residente ad Avellino ed una residente a Gesualdo. Ariano, zona franca urbana, la Regione Campania chiama il ministro Patuanelli. La Regione Campania ha espresso il proprio assenso in merito alla proposta dell'istituzione della zona franca, presentata dal commissario straordinario del comune di Ariano Irpino, dottoressa Silvana D'Agostino, sostenuta da Confindustria Campania e dal prefetto di Avellino. Inoltre, il presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, ha comunicato che la Regione Campania si sta adoperando per estendere la zona economica speciale, attualmente limitata solo al territorio del PIP di località Camporeale, a tutto il territorio comunale. Infine, la D'Amelio ha rassicurato che De Luca sta sostenendo presso il governo centrale la riformulazione dell'articolo 112 in sede di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, così da riconoscere fondi anche a tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa negli scorsi mesi. Coronavirus, la Corte dei Conti indaga sulle spese dell'Istituto Zooprofilattico. Controlli da parte della Guardia di Finanza sull'Istituto Zooprofilattico di Portici. Un'indagine della Corte dei Conti per controllare le spese sostenute durante l'emergenza Covid e modalità di analisi dei tamponi. Le indagini hanno avuto inizio dopo l'inchiesta sulle anomalie della gestione dei fondi derivanti dalla pandemia da parte dell'Istituto, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, che ha parlato dei 3 milioni e mezzo di euro di denaro pubblico complessivamente impegnato, assegnato, speso per l'emergenza negli scorsi 3 mesi e in parte non ancora rendicontato. L'inchiesta è condotta dal vice procuratore Alicia Centro e dal sostituto procuratore Davide Vitale. Pensioni minime a 1.000 euro, De Luca comunica la data. Un'integrazione fino a 1.000 euro per le pensioni minime. Il pagamento partirà il 4 giugno per chi si reca allo sportello, diversamente il versamento arriverà sul conto. A comunicarlo ieri il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la sua ormai consueta diretta Facebook settimanale. Rifiuti la comunicazione di Irpino Ambiente per il 2 giugno. Il comune di Ariano Irpino informa la cittadinanza che la società Irpino Ambiente S.p.A., con nota del 27 maggio, ha comunicato che martedì 2 giugno 2020 sarà sospesa la raccolta della carta. Verrà regolarmente effettuata la raccolta del rifiuto indifferenziato e sarà chiuso il centro di raccolta in località Camporeale. Ariano, incidente stradale senza conseguenze. Sbanda alla guida della sua auto e finisce fuori strada. Niente di grave fortunatamente per un anziano di Montaguto, nei pressi di località Accoli ad Ariano Irpino. La vettura, una Fiat Panda, è andata a finire in una cunetta. Per il conducente è rimasto illeso solo tanto spavento. Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118, la sua auto è stata recuperata dal soccorso ACI. Dopo l'accaduto, l'uomo ha fatto ritorno nella sua abitazione regolarmente con la sua autovettura. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione locale. Lega, Salvini torna ad Avellino. Dopo la visita dello scorso anno nel capoluogo irpino per le elezioni comunali, l'ex ministro e leader della Lega Matteo Salvini il prossimo 5 giugno sarà ad Avellino nel pomeriggio alle ore 17 per inaugurare la nuova sede del partito in via Tagliamento. Saranno presenti tutti i vertici campani della Lega, Molteni, Cantalamessa, Pepe, D'Agostino, Castiello e Spezia. Questa era l'ultima notizia per l'edizione di oggi. Vi ricordo che potete seguire i nostri aggiornamenti sul sito www.cittadiariano.it, sui nostri canali social Facebook e Instagram e sul nostro canale ufficiale YouTube. Da Antonio Guarini, grazie per l'attenzione. Vi do appuntamento sin da ora all'edizione di lunedì, sempre alle ore 13.